Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene a tutti voi che puntualmente ci seguite da casa e che quotidianamente ci manifestate il vostro affetto e la vostra vicinanza nella preghiera. Siamo entrati nei primi vespri della seconda domenica di Avvento e la liturgia ci presenta la figura audace di Giovanni il Battista, che invita a preparare la strada al Signore che viene. In questo clima di costante invito alla conversione, ma anche di continua prova per il mondo intero colpito dalla pandemia, vogliamo predisporci ad ascoltare la seconda catechesi prevista in questo tempo forte, sulla terza edizione italiana del Messale Romano. Il Vescovo Felice di Molfetta questa sera ci aiuterà a riflettere sul tema «La celebrazione della Messa in quanto azione di Cristo e del popolo di Dio». Cedo così la linea alla chiesa parrocchiale San Gioacchino di Terlizzi, dove Sua Eccellenza è già pronto per il suo intervento. Grazie e pace e bene a tutti. Buon ascolto e buona domenica di Avvento. In questa conversazione, nel percorso di quello che riguarda la terza edizione del Messale italiano della CEI, porta il seguente titolo: «La celebrazione della Messa in quanto azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente ordinato costituisce il centro di tutta la vita cristiana». In maniera sintetica possiamo dire, con un latino in questo caso molto semplice, che la celebrazione è «actio Christi et populi Dei», azione di Cristo e del popolo di Dio. Pertanto, in concomitanza con la pubblicazione di questa terza edizione del Messale Romano, è divenuta quanto mai opportuno l'occasione di una seria verifica di alcuni aspetti che interpellano il ruolo degli operatori pastorali e di conseguenza la sua informazione e soprattutto la sua formazione. Lo scopo è che il popolo santo di Dio riesca anche attraverso questo strumento ad elevare il proprio inno di lode e la propria invocazione al Signore della vita con più grande verità. L'attenzione che da tempo è stata riservata al Messale Romano di Paolo VI attraverso pubblicazioni e studi rigorosamente scientifici è stata dettata dalla piena consapevolezza che esso non è un libro tra i libri liturgici, ma è il libro per eccellenza in cui è raccolto e custodito l'insieme di quei testi nei quali la Chiesa riconosce la sua fede e vi si identifica. D'altronde, e attraverso la preghiera comunionale della celebrazione che l'evento della salvezza entra nella storia della Chiesa. Nell'atto celebrativo, infatti, il volto stesso di Cristo ci si manifesta in tutta la sua ricchezza epifanica, facendo di questo strumento il documento orante della Chiesa.
Esso parla con il linguaggio della tradizione. Quello che usiamo dire in maniera sintetica per ritus et preces, cioè il linguaggio della tradizione liturgica che è fatto attraverso i riti e le preghiere. E questo linguaggio costituisce esattamente la sintesi tra il linguaggio biblico e quello che può sintetizzare l'atteggiamento spirituale dell'assemblea. È un linguaggio questo che va conosciuto e approfondito, quello che gli specialisti chiamano interlingua. Ed è proprio attraverso questo linguaggio che dà vita a Messale Romano e che si sviluppa il dialogo salvifico tra assemblea celebrante e Trinità Santa. È a tutti noto come fin dall'inizio la Chiesa ha sempre sentito che il contenuto della sua preghiera è stato in uno stretto rapporto con la sua fede, facendo del Messale il libro della fede, ma anche il libro dell'assemblea. Segno obbedienziale della Chiesa ai comandi di Cristo, Paolo VI, con il suo Messale, il Messale del Concilio Vaticano II, ha dato vita ad una prassi liturgica ispirata ad una visione ecclesiologica e sacramentale, abbracciando l'intero arco della tradizione liturgica bimillenaria, adottando in tale maniera i tesori ereditati dal passato, alla luce però del principio già sancito da suo predecessore, San Pio V, quello di ritornare ad Pristinam Sanctorum Patrum Normam Ac Ritum, cioè tornare indietro a quella che era la prassi rituale dei padri e che il Papa Pio V, come dicevamo nel primo incontro, ha voluto riproporre e che Paolo VI, con la ricchezza degli documenti antichi, ha portato a maggiori risultati. Uno strumento allora, il Messale. Proprio per essere fedeli alla tradizione, è stato necessario riformare. Trattandosi del libro d'altare, va ricordato un principio secondo il quale il rito è tradito non quando è riformato, ma quando svolge il suo compito. Per anni i riti di San Pio V, nel suo Messale, ha tenuto, direi, in piedi la fede secolare, ma con un distanziamento dei fedeli nella partecipazione e nella comprensione, dettata dalla lingua e dalla distanza anche spaziale. Perciò va ricordato che quello che è avvenuto nell'ambito del Concilio di restituire a tutti il senso della partecipazione attraverso anche il linguaggio e la comprensione della lingua nativa rispondeva alle urgenti necessità di instaurare questo dialogo salvifico tra il cielo e la terra attraverso ritus et preces, attraverso cioè le azioni rituali e i testi delle preghiere. Perciò il principio che va ricordato che il rito diventa e viene tradito
quando, ecco, non quando è riformato, ma quando non svolge più il suo compito. Piace in tal senso quando Papa Francesco, fin dall'inizio del suo ministero petrino, ha voluto ricordare con chiarezza che il processo riformistico della liturgia a partire dal Vaticano II è apparso come rilettura del Vangelo alla luce della cultura contemporanea. Esso ha prodotto un movimento di rinnovamento che semplicemente viene dal Vangelo. Il lavoro della riforma liturgica è stato un servizio al popolo come rilettura del Vangelo, a partire da una situazione storica e concreta. Questo contro ogni anelito dei nostalgici che non avrebbero mai voluto che il messale di Pio V, ecco, fosse messo da parte. E quindi l'atteggiamento anche di reazione nei confronti del messale di Paolo VI. E se l'esperienza del mistero passa attraverso il rito, seguendo il metodo esemplare dei padri, si è dato vita a quel processo di adattamento e di revisione a testi e gesti rituali, alla luce dei principi sanciti dalla Sacrosanctum Concilium, laddove i riti devono rifulgere per la loro bellezza nella semplicità. Ne è prova che la presente terza edizione è perché i fedeli non abbiano ad assistere come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle preghiere partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente. Perciò, come la Chiesa nelle sue istituzioni, anche la liturgia semper reformanda est. Un principio questo che forse non lo si vorrebbe sentire, ma che va invece detto, perché forse fra 30 anni ci si troverà chi avrà vita a trovarsi di fronte ad un altro aspetto riformistico che risponde alle necessità dei tempi e delle lingue, dei bisogni che attingono alle necessità di un popolo chiamato a partecipare. E quindi sempre reformanda, partendo dal principio conciliare secondo il quale non è possibile che si formi una comunità cristiana se non avendo come radice e cardine la celebrazione della Sacra Eucaristia, dalla quale deve quindi prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a formare lo spirito di comunità. Questa visione di essere radice e cardine, e della radice attingere per spingere l'albero e dilatarsi con i suoi rami e portare frutti, ma nello stesso tempo è anche cardine, elemento su quale rotea tutta una storia che è chiamata a dialogare con i tempi e con le persone di questa storia e di questi tempi. Sicché, lungi dall'essere questa terza edizione messale, ancora una volta, lo ripeto, un fatto editoriale, essa invece
è un fatto ecclesiale, dalla pura dimensione, lo ribadisco questo, dalla pura dimensione ecclesiologica e della reale comprensione della liturgia in quanto per sua natura è actio Christi et populi Dei. Dicendo azioni di Cristo, dico esattamente che il protagonismo è suo, ma nello stesso tempo coprotagonista è anche l'Assemblea. Ne sento cioè che il Signore si rende presente a coloro verso i quali Egli intende manifestare la sua presenza e nello stesso tempo coloro che vi partecipano accogliere la presenzialità di colui che con la sua parola e con il suo mistero, ecco, viene coinvolto a vivere la sua medesima Pasqua di morte e di resurrezione in un cammino di novità di vita. Per tutto quello che son venuto dicendo, sotto il profilo eminentemente pastorale, urge conoscere e quindi scoprire, urge comprendere, entrare dentro quello che è avvenuto e valorizzare il messale. E questo non solo dai ministri ordinati, ma anche dei fedeli, che con loro costituiscono la Ecclesia Orans, la Chiesa in preghiera. Chi vi sta parlando ha avuto l'oneroso compito di presiedere la Commissione Episcopale della Liturgia, della CEI, proprio nella prima fase della traduzione dei testi latini di quelle orazioni che ci hanno portato davvero ad un impegno di cui forse non avete nemmanco l'idea, dove questi testi, queste orazioni del V, VI secolo che trascinano dentro un linguaggio, una storia, tutto quello che riguarda la espressione ci ha fatto davvero tribolare. Ma tutto questo lo abbiamo dovuto fare per essere fedeli a quella tradizione perenne di non tradire ciò che gli altri ci hanno consegnati. Perciò, ecco, la liturgia coinvolge nella presenzialità del Signore il vivente e veniente, ma coinvolge anche l'Assemblea e quindi i destinatari di questo servizio. Perché? La celebrazione della Messa, in quanto azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente ordinato, costituisce il centro di tutta la vita cristiana. Oh, se capissimo che questo centro è il fulcro di quella che costituisce la nostra vita di credenti in Cristo. Perciò è di somma importanza che la celebrazione della Messa o cena del Signore sia ordinata in modo tale che i sacri ministri e i fedeli, partecipandovi ciascuno secondo il proprio ordine e grado, traggano abbondanza di quei frutti per il conseguimento dei quali Cristo Signore ha istituito il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue e lo ha affidato come memoriale della sua passione e risurrezione alla Chiesa sua dilettissima sposa. Urge pertanto ricordare che il riferimento primario di ogni celebrazione non è il nostro gusto o la nostra soddisfazione di clienti che cercano la merce che più aggrada ai loro gusti, ma ciò che Dio, per mezzo di Cristo, nell'unico Spirito, vuole fare per noi.
altresì urge ritornare sempre al cenacolo che costituisce lo specchio ustorio, laddove, ecco, Cristo Signore, desiderando celebrare con i suoi discepoli il banchetto pasquale, nel quale istituì il sacrificio del suo corpo e del suo sangue, ordinò di preparare una sala grande e addobbata. La Chiesa, quando dettava le norme per preparare gli animi, disporre i luoghi, fissare i riti e scegliere i testi per la celebrazione dell'Eucaristia, ha perciò sempre considerato quest'ordine come rivolto a se stesso. La Chiesa non ha fatto altro che ricevere quello che con un linguaggio tecnico diciamo la paradosis, la trasmissione di un mandato da Cristo a lei Chiesa, alla Chiesa sua sposa diletta, perché le norme, i principi fossero attuati in quei gesti e in quelle parole che Gesù ebbe a compiere proprio nel momento dell'ultima cena con i suoi discepoli. Con questa terza edizione, il Messale, ancora una volta, non sollecita dai ministri sacri e dai fedeli applausi o cose strepitose, e neppure atmosfere soft e mielose, ma la verità e la trasparenza dei gesti e dei simboli, tesi a rivelare il progetto di Dio e la ricerca sincera di una risposta da dare da parte di noi uomini a Lui che si rende presente attraverso i riti e le preghiere. E perciò entriamo nel cenacolo, lasciandoci guidare dall'Apostolo Paolo, che scrivendo da Efeso ai Corinti nel 55 dice: «Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso». È potente questo legame. Siamo nel 55. Ha ricevuto e intende trasmettere all'assemblea di Corinto quello che il Signore ha consegnato ai discepoli. E dice: «Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga». Come potete comprendere, siamo di fronte a quello che noi con un linguaggio tecnico diciamo un teodramma, che da 2000 anni noi ascoltiamo e riviviamo nelle parole e nei gesti, ogni volta che vi partecipiamo a quell'Eucaristia, testamento d'amore
consegnato dal Signore e gelosamente custodito dalla Chiesa e trasmessoci ininterrottamente attraverso il messale, in un coinvolgimento sincero tra l'azione di Cristo e l'azione della Chiesa. È un coinvolgimento sinergico, sinergico tra l'azione di Cristo e l'azione della Chiesa. Quello che Gesù ha fatto deve essere fatto e compiuto dalla Chiesa con tutti quei gesti e con quelle parole. È doveroso pertanto sapere che questo, che quanto è racchiuso nel cuore della prece eucaristica, è una cristologia del gesto, ossia il gesto ecclesiale di Gesù Cristo verso l'uomo. L'Eucaristia, celebrata e partecipata, lascia apparire il gesto di Dio verso di noi. Cristo è il gesto di Dio. Il canone romano, quello che noi chiamiamo la prima prece eucaristica, che per 15 secoli è stata l'unica prece eucaristica del Messale, al momento del racconto dell'istituzione si mostra particolarmente prodiga di dettagli a livello gestuale, pur così austero nella sua struttura. È davvero un concentrato di quello che ha fatto Gesù e lo fa ora nel mistero sacro. Allora ascoltate quello che il Giovedì Santo, nella messa della cena del Signore, il presbitero che presiede dice: in questo giorno, vigilia della sua passione sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Vi ho voluto, cari amici che mi ascoltate, riportarvi al Giovedì Santo nella cena del Signore, laddove c'è un ponte di collegamento tra l'oggi della Chiesa e lo ieri di Cristo nel Cenacolo, un ponte congiunto da quello che ha detto Gesù: fate questo in memoria di me. Siamo cioè di fronte ad una sorta di sintesi di tutta quella che è la storia attesa e realizzata nella gestualità di Gesù, da far dire a San Leone Magno, siamo nel V secolo, che ciò che era visibile in Cristo è passato nei sacramenti della Chiesa. Quello che Gesù ha compiuto nel Cenacolo
sotto gli occhi stupiti dei discepoli e che viene consegnato alla Chiesa come testamento di fede e che Paolo ci ha ricordato, la Chiesa continuamente ripropone questo messaggio, questo annuncio. La messa con e nei gesti messi in atto, grazie alla rugiada dello Spirito Santo, sempre operante, attualizza i gesti di Gesù, senza per nulla assentarsi da noi, perché Egli è il vivente per sempre, sempre presente, sempre veniente tra i Suoi e in mezzo ai Suoi. Ecco, cari amici, ho parlato della rugiada dello Spirito. Non avviene nessuna azione liturgica senza la potenza dello Spirito, che rende presente il Signore che è sempre vivente e sempre veniente in mezzo ai Suoi e come tale sempre presente per noi e con noi come colui che è il veniente, il veniente. E se Cristo Signore in ogni messa ci fa dono della sua bellezza, dei gesti da lui compiuti, i suoi infatti sono gesti umani, semplici, feriali, fondamentali, belli, perché attraverso di essi si radia il suo amore salvifico verso di noi. Per questo, quando presidiamo noi presbiteri, non possiamo gesticolare, ma siamo chiamati ad attenerci al suo comando: fate questo in memoria di me, per i fratelli e le sorelle che vi partecipano. E in quell'imperativo ci viene indicato non solo lo spirito, ma anche lo stile liturgico, lo stile rituale che deve essere fondamentale, che ossia semplice, austero, dando spazio a Cristo, protagonista dell'azione celebrata, che si serve di essa per raccontare se stesso e compiere meraviglie di grazia per coloro che vi partecipano. La mirabile pedagogia della Chiesa, madre e maestra, nella messa ancora in Cena Domini, facendoci rientrare nella stanza alta del Cenacolo, così ci fa pregare. Ed io, ancora una volta, attingo dal messale questi contenuti, non solo oranti, ma anche teologicamente formativi. Dice così colui che presiede l'Eucaristia: concedi a noi tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio si compie l'opera della nostra redenzione. Miei cari amici, questo testo è così denso di teologia biblica e teologia liturgica che ci fa comprendere che tutto quello che si è compiuto ieri si compie oggi, e ciò che ha rappresentato ieri per Gesù il compimento di un disegno di storia della salvezza attraverso quel gesto rituale di un pane spezzato e di una coppa di vino versato, si compie sotto i nostri occhi e sotto e per mezzo dei gesti che la Chiesa ci presenta. E allora comprendete bene come, grazie a quel termine memoriale, fate questo in memoria di me, c'è questo filo d'oro
che congiunge il passato allo ieri, il passato all'oggi, lo ieri all'oggi, perché non è un ricordo sbiadito e suggestivo, ma la parola memoriale, anamnesis, nel testo greco vuol dire attualizzare e rendere presente. E quindi ogni volta che celebriamo questo memoriale si compie l'opera della nostra redenzione. Bene, cari amici, voglia il cielo che questa terza edizione, presbiteri e fedeli, si lascino afferrare dallo stupore e dalla bellezza del vero, quella bellezza che è segnata dalle parole e dai gesti di Gesù nell'atto di essere il vivente, il veniente e sempre presente in mezzo a noi e per noi. Thank you.